grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi tutti, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità, fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio di potente e eterno, benedici questi rami di vino e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti in Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo e gli diverregna nei secoli dei secoli. Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme, quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un poledro legato, sul quale non è salito mai nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva detto loro. Mentre slegavano il poledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il poledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul poledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Allora i farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Parola del Signore. Ed ora imitiamo, carissimi, quelle folle che acclamavano Gesù Re e Signore, e abbiamoci. Pochi ti hanno capito. Aiutami a non dimenticare quanto hai fatto per me.
voglio fermarmi accanto a te in questi giorni, voglio trattenere la luce e la forza dei tuoi strumenti, voglio imparare a vivere come te, affidandomi a Dio Padre e donandomi ai fratelli, resta con me, resta con te. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È parola di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti. Sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi, suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo la condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Gloria di Dio Padre, parola di Dio. Gloria a te, o Cristo, re di eterna gloria.
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, e una morte in croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse loro: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E ricevuto un calice, prese grazie e disse: prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non verrà il regno di Dio. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E dopo aver cenato fece lo stesso con il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che è versato per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me, sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro: e chi di loro avrebbe fatto questo? E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande? E gli disse: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, ed io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarmi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. E Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche ogni giorno e alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Poi disse loro: quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Risposero: nulla. Ed egli soggiunse: ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca, chi non ha spada, vede il mantello e ne compri una, perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura, e fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al solo di me. Ed essi dissero: Signore, ecco qui due spade. Ma egli disse: basta. Uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sassi, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: perché dormite? Alzate e pregate per non entrare in tentazione. Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giusto, uno dei 12, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo: lasciate, basta così. E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani: come se fossi un ladro, siete venuti con spada e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: anche questi era con lui. Ma egli negò dicendo: o donna, non lo conosco. Poco dopo un altro lo vide e disse: anche tu sei uno di loro. Ma Pietro rispose: o uomo, non lo so. Passata circa un'ora, un altro insisteva: in verità anche questi era con lui. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: fai il profeta, chi è che ti ha colpito? E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti a loro, Sinedrio, e gli disse: se tu sei il Cristo, dillo a noi. Rispose loro: anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi, il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero: tu dunque sei il figlio di Dio. Ed egli rispose loro: voi stessi dite che io lo sono. E quelli dissero: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tutti a Cesare e affermare di essere Cristo re. Pilato allora lo interrogò: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano dicendo: costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Galilea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Udito ciò, Pilato domandò se qualcuno era Galileo, e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anche a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non rispose nulla.
Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi e insistevano nell'accusare. Allora anche Erode con i suoi soldati e i sottoni si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro: mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui l'ho accusato. E neanche ora, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, io non ho fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba. Questi era stato messo in prigione per una rivolta, scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò a loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano: crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli per la terza volta disse loro: ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e la loro grida cresceva. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stessi e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i semi che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci. Perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? Insieme con lui che venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece la deridevano dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei Giudei. Uno dei malfattori, appeso alla croce, lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi, giustamente, perché riceviamo questo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Così pure tutta la folla era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parascena e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. Parola del Signore. Una frase di un autore, di un pensatore. Pensato a tutto quello che abbiamo ascoltato, alla passione di Gesù, a quelle tentazioni in quel momento sotto la croce, no? Scendi dalla croce, allora ti crederemo, no? Tu che hai salvato gli altri, tutto il popolo. Immaginate, mettetevi nei panni di Gesù su quella croce. E tutta la gente intorno che invece di, non lo so, di capire quello che tu stai facendo per loro, in quel momento ti insultano. Tutta la gente, anche i soldati e persino uno che stava a fianco a lui sulla croce. Sono le tentazioni che sono tornate. No? Vi ricordate quando era nel deserto? Il diavolo si allontanò per tornare nel momento opportuno. Quanto più tu sei a terra, più come un vigliacco, no? Più in quel momento praticamente agisce su di te e quindi ti vessa. E ho letto questo commento molto bello, una frase che dice: soltanto Dio non scende dalla croce. Noi forse saremmo scesi, no? Per dire: e voglio dimostrare che ho ragione, che è vero, no? Che io sono chi sono io, no? Ma soltanto Dio non scende dalla croce. Ecco, per comprendere bene tutta la passione di Gesù che noi ascoltiamo ogni anno, no? Questa Domenica delle Palme si legge il Vangelo di Luca quest'anno, no? E Venerdì Santo ascolteremo la passione di nuovo secondo Giovanni. Sappiamo che non ha bisogno di commenti, perché ecco la croce è velata, no? Venerdì Santo verrà scoperto il crocifisso, Gesù va contemplata, cioè va guardata, va capita. Bisogna pregare davanti alla croce, bisogna adorare la croce. E capiremo perché. Ecco, ci aiutano ad inquadrare in tutto le letture che abbiamo ascoltato, la prima lettura, il Salmo, la seconda, ci fanno capire perché Gesù ha fatto questo, perché ha sopportato queste cose. E chi è Gesù? Cioè, chi è Dio per noi, ma chi siamo soprattutto noi per Lui? Perché tutto questo? Deportato in Babilonia, erano tristi, scoraggiati, sembrava che tutto fosse finito ormai, che anche Dio non fosse loro vicino, no? Quindi, visto quando ci troviamo in quei momenti in cui sembra che tutto va male, però tutto quello che potrebbe andare male va male. E sembra che Dio, non lo so, non ci sia. Loro, attraverso le parole di profeti che andavano e parlavano loro con quelle parole dolcissime di Dio che ti riempiono il cuore e ti trasformano. E questo profeta ha annunciato per 4 volte, questa è la 3ª volta, il 3º canto che abbiamo ascoltato, in cui parlava di un servo, così lo chiama, un servo che sarebbe venuto, mandato da Dio, per una cosa strana per il pensiero di Israele, una cosa quindi che non sarebbe mai venuta dalla mentalità umana, diciamo, un servo, quest'uomo mandato da Dio, che con la sua sofferenza, anzi facendosi carico del dolore dell'umanità, avrebbe salvato tutti. E questi canti sono rimasti un annuncio profetico così, annunciato e rimasto così in attesa.
fin quando poi tutte le persone che hanno incontrato Gesù, che l'hanno conosciuto, come Paolo nella seconda lettura, tutti gli apostoli, ma anche noi Gesù non lo vediamo con questi occhi, ma lo vediamo con lo sguardo del cuore. Quando noi, avete visto quando siamo così felici che sembra che a volte il cuore possa scoppiare di gioia, tanto che ci fa sentire la sua presenza in questo modo, l'abbiamo incontrato. Allora, come Paolo, in questo inno molto bello, possiamo dire veramente così, lui dice: Cristo Gesù, anche essendo Dio, che è il figlio, no, del Padre, anche essendo Dio, non ha ritenuto un privilegio il suo essere Dio, anzi si è talmente abbassato, umiliato, facendosi uno di noi. Guardate Gesù quando nel Vangelo che abbiamo appena proclamato ha detto agli apostoli che litigavano a chi fosse più importante, e quindi dice tutte quelle parole che conosciamo, ma dice: guardate, io sono venuto in mezzo a voi non come colui che si sente importante e quindi dice no, io non mi abbasso, no, io sono venuto in mezzo a voi come colui che serve. E questo ha fatto Gesù. Vi ricordate che si è chinato persino a lavare i piedi degli apostoli, cioè a lavare i piedi dell'umanità, a lavare le nostre sozzure, le nostre fragilità, i nostri peccati, no? Le cose negative di noi che non vorremmo neanche noi stessi, le ferite, le sofferenze dell'umanità, degli innocenti, dei bambini, delle persone che non se lo meritano, tutto il male, le ingiustizie che ci sono nel mondo provocano delle lacerazioni nel cuore di Dio. E questo ha fatto Dio. Se pensiamo a tutte le volte che abbiamo pregato il Signore perché ci aiutasse, tutte le volte che avevamo un po' pure arrabbiati, ce la siamo presa con Dio dicendo: ma dove sei? Ti prego, faccio e dico, ma tu sembra che non mi senti, non mi ascolti, non mi rispondi neanche. Dove sei, Signore? Immaginate quanta gente nel mondo che forse soffre un po' di più di noi anche, no? Grida a Dio. Allora Dio non dà la risposta pronta, non manda una mail, un messaggino su WhatsApp. Dio non risponde così. Si è fatto uno di noi per venire a soffrire con noi. Quindi per ricevere su di sé, su quel suo corpo ferito, vediamo tutte le ferite dell'umanità. Vediamo un Dio che grida, non risponde alle grida nostre, ma grida insieme a noi. Quindi su quella croce, quando ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In realtà non è che Gesù si sentisse così. L'abbiamo ascoltato nel Salmo, sono le parole con cui inizia un Salmo, in cui una persona grida a Dio dicendo: perché mi abbandoni? Ma poi capisce che invece Dio non ci abbandona e anche nel silenzio ci parla. Allora finisce il Salmo con la fiducia totale in Dio. Allora questo ci lascia il Signore oggi, ci lascia questo, ci fa capire che Dio non ci lascia mai soli, mai. Si è fatto uno di noi per farsi carico di tutti i dolori dell'umanità, delle gioie e dei dolori. Gesù ha vinto la morte, Gesù ha vinto con la sua resurrezione, ha vinto il peccato, e sappiamo che le nostre fragilità Lui le porta con noi su quella croce. Allora diciamo grazie al Signore, grazie perché ci ha lasciato se stesso, grazie perché la sua presenza è sempre con noi. Sia lodato Gesù Cristo. Padre e Figlio.
Per i disoccupati e i senza casa. Per i malati e gli abbandonati. Per le nuove generazioni e gli anziani. Per noi, per le nostre famiglie e comunità. Signore Gesù, tu sei venuto in mezzo a noi come colui che serve e fino all'ultimo respiro hai fatto della tua vita un dono di fronte alla quale ci sentiamo davvero piccoli. Aiutaci a conservare nel nostro cuore l'immagine di questo tuo estremo gesto d'amore e ad imparare da te a vivere donandoci fino in fondo. Preghiamo. Preghiamo anche per tutti coloro che soffrono, che gridano a Dio, che hanno perso la fiducia in Lui, perché possano aprire il loro cuore e sentire la Sua presenza. Preghiamo. Questo, Padre, la nostra preghiera, accoglila, purificala ed esaudiscila secondo la Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza e
noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianfranco, i presbiteri e gli altri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio. Canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te mio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Insieme vogliamo, come figli credenti, vogliamo rivolgerci a Dio nostro Padre dicendo: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Signore Gesù Cristo, credete
apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Martedì
alle 18.30, come finisce la messa, c'è anche un altro sacerdote con me, c'è Don Sergio, confessiamo in due, quindi in due riusciamo meglio, no? A confessare più persone. Mercoledì c'è la messa crismale a Termoli, quindi chi vuole essere presente la messa è lì. E ricordo quindi giovedì santo e venerdì santo, l'ora delle funzioni alle 19, tutte e due queste sere. E le confessioni sia giovedì che venerdì dalle 16 alle 18. Quindi sabato santo invece la funzione della notte, il rito dell'inizio della veglia pasquale è alle 23 e le confessioni dalle 18 alle 20. Però già vedete, già domani sera, ma martedì, mi aiutate alleviandomi un po' di fatica, perché poi tutta l'altra celebrazione della Settimana Santa è molto stancante dal punto di vista anche mentale, no? Quindi aiutando i sacerdoti, noi aiutiamo voi a vivere meglio questi momenti. Le fame poi vengono date anche altre, no? Per chi le vuole, le ha bisogno, la preparate come sempre l'oratorio, le signore dell'oratorio, o diciamo meglio le ragazze dell'oratorio. Viviamo bene questa settimana. Il Signore sia con voi. Volgi lo sguardo, Padre, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Vi benedica, onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Buona Settimana Santa. Delle palme. Altrettanto. Buona domenica anche a voi. Altrettanto. Sotto l'acqua, ma va bene lo stesso. Buona domenica delle palme. Grazie anche a voi.